Buongiorno ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale e bentornati in questa ultima settimana di ottobre, ultima settimana di My Fitness Challenge. Oggi voglio portarvi insieme a me in questa giornata, in questo cosa mangio in un giorno, un po' dedicato, ispirato ad Halloween. Infatti ho deciso di proporvi delle ricette per colazione, pranzo, cena e un piccolo spuntino nel pomeriggio, ideate appunto in tema autunno, in tema Halloween. Iniziamo subito con la colazione. Per la colazione ho deciso di fare dei pancakes arancioni, però al posto di usare la zucca, altrimenti useremo troppa zucca in questo autunno, ho deciso di cambiare e utilizzare della polpa di carota. Infatti ieri sera ho messo a bollire una carota di circa 120 grammi in un padellino semplicemente con dell'acqua, l'ho frullata e l'ho lasciata raffreddare tutta la notte e qui abbiamo gli ingredienti per fare i pancakes. Io ho quindi 100 grammi di polpa di carota circa, un uovo della latte, ma voi potete usare anche della bevanda vegetale, non c'è nessun problema, dell'aroma alla vaniglia che uso per appunto aromatizzare e dolcificare i pancakes e poi la mia farina di avena 100% di MyProtein che trovate ovviamente sul sito di MyProtein. Proviamoli subito e facciamo colazione. Nella polpa di carota ci vado a mettere un uovo intero, un po' di aroma di vaniglia. Anche questo lo prendo su MyProtein. Un goccio di latte. E un po' di farina di avena. Ok, circa 30 grammi. Aggiungo anche un pochettino di lievito in polvere e mescolo. Se necessario aggiustate con il latte o con la farina se è troppo liquido. Voilà. Ungo leggermente la mia padella con un po' di olio, la accendo. Con un foglio di carta semplicemente cospargo l'olio su tutta la superficie della padella e una volta che è ben caldo posso andare a formare i miei pancakes. Dopo circa un paio di minuti, voilà il nostro pancake, tutto arancione! A questo punto potete decorare con quello che volete. Io oggi ho deciso di aggiungere del burro di anacardi. Ovviamente quando aggiungete il burro di frutta secca, ecco, non esageriamo. Aggiungo anche un po' di cannella. E perché no un goccino, proprio una spolveratina di zucchero a velo. E tada! La colazione in tema autunno / Halloween è servita. Assaggiamo questi deliziosi pancake, super soffici. E guardate, ci sono quasi i pezzettini di carota all'interno. Davvero buoni. La carota poi è già molto dolce di suo, quindi il mio consiglio è quello di preparare un po' di carote lesse, quindi carote bollite, un po' di purea di carote già in anticipo, la conservate 3-4 giorni nel frigo e ogni mattina per 3-4 giorni vi fate questi pancakes buonissimi. Ho deciso di preparare i miei burger di fagioli, che sicuramente alla vista sono spaventosi, quindi tema Halloween ci siamo in pieno, però sono davvero molto buoni e li affiancherò con un'insalatina di valeriana e lattughino e delle patate dolci, degli spicchi di patate dolci che ho trovato al Lidl proprio in versione Halloween. Quindi iniziamo subito con i burger di fagioli, che vedete sono semplicissimi, ci vogliono soltanto tre ingredienti: abbiamo i fagioli già cotti e scolati, l'olio d'oliva, il pan grattato e un pochettino d'acqua. Ovviamente potete aggiungerci poi le spezie che volete, io di solito metto sale, paprika, un po' di curry e un po' di cipolla in polvere. A quel punto non vi resta che mixare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto che sia malleabile, quindi simile a quello delle polpette. Non esitate ad aggiungere più o meno pan grattato o più o meno acqua per appunto raggiungere la consistenza ideale. Vanno fatti cuocere in padella, ma potete farli cuocere anche in forno, come sto
facendo io, approfittando appunto di dover accendere il forno per le patate. Li andate poi ad impiattare appunto con la fonte di carboidrati, una fonte di fibre e vegetali come può essere l'insalata, e conditi semplicemente con un filo d'olio e un po' di sale. Ed ecco qui il pranzo, super semplice, super veloce, ma super efficace, soprattutto in tema Halloween slash autunno. Assaggiamo innanzitutto le patate. Sono di patata dolce. Sono buone. Assaggiamo l'hamburger. Lo conoscevo già. È buono. Ho provato anche da Maki. Buon appetito. Sto montando già questo video, in realtà, anche se devo uscire domani e se lo sto ancora registrando, ma è arrivata l'ora di farmi una pausa caffè, una pausa merenda. Quindi mi faccio un caffè e vi faccio vedere che cosa mangio per merenda. Caffè con un po' di latte caldo. Scusi, lei cosa desidera per caso? Il mio latte? No, no, no! Tieni. Apriamo il ripostiglio delle meraviglie e andiamo a cercare i miei biscotti preferiti dell'autunno. Ne mangio di solito 1/2 proprio al massimo. Mi piacciono tanto inzuppati nel caffè e latte. Hanno un sapore di cannella e nocciola. Sono proprio di autunno, di Halloween. Ma scusa, ma chi? Ma cosa fai? Questo gattino qui che vedete è un combinaguai. Tu sei proprio un combinaguai. Andiamo a vedere cosa sta facendo Olly. Andiamo a vedere cosa sta facendo Olly. Dove è Olly? Guarda dove è Olly. Olly invece si vede che è la sorella maggiore. Calma, tranquilla. Non dà mai fastidio. Dorme sempre. E Maki la disturba. Maki, lasciala stare, stava dormendo. Ecco. Foto. Ma che carini, si stanno leccando a vicenda. Gatti a parte, torniamo alla mia merenda e soprattutto al mio caffè latte. Tra l'altro, non so voi, ma da quando hanno cambiato l'orario, hanno messo l'ora solare anziché l'ora legale, il pomeriggio sembra lunghissimo. Però meglio, che in realtà quando pensi che siano le 7, in realtà sono ancora le 5, quindi tu hai un sacco di tempo per fare un botto di roba. Quindi dai, cioè non so, voi preferite l'ora legale o l'ora solare? Io sinceramente l'ora legale. Sì. Prima di passare e tornare al lavoro, però, visto che per questa sera voglio preparare un risotto molto particolare, ho comprato da Lidl la zucca Delica, che sapete è la zucca forse più famosa sui social negli ultimi 2-3 anni. La voglio cuocere al forno, quindi accendo il forno a circa 200 gradi, semplicemente prendo la zucca, la metto su una teglia ricoperta di carta forno e la infilo in forno tutta intera. E questa sera ci servirà per fare... la polpa della zucca che ha cotto una mezz'oretta in forno. Della Philadelphia, in realtà questa è formaggio spalmabile skyr che prendo da Lidl, davvero molto buona. Del riso carnaroli per risotti, queste sono due porzioni. E della bresaola che faremo saltare e riscaldare leggermente in padella finché non diventa leggermente più croccante. Quindi vediamo come preparare questo risotto. Quindi prepariamo il risotto con la zucca. Allora, ho acceso già il fuoco sotto la padella. Ci metto un cucchiaio raso di olio. Considerate che questo poi sarà per due persone. E poi sempre qui faremo tostare il riso. Aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare qualche minuto.
Ok, ora che il riso è un po' lucido e tostato, aggiungiamo piano piano il brodo fino a metà cottura del riso, perché poi aggiungeremo la zucca. Aggiungo la zucca, che non ho frullato ovviamente perché tanto si scioglierà con la cottura. Quindi la schiaccio leggermente e poi aggiungo altro brodo. Buono, buono. Il risotto è pronto, quindi spengo, e qui invece ho messo la bresaola tagliata a listarelle a scaldare, a tostare leggermente. Ora mantechiamo. Potete mantecare in realtà con il formaggio che volete. Io uso questo tipo di formaggio spalmabile perché è molto proteico e quindi mi dà anche un tocco proteico al piatto insieme alla bresaola. A fuoco spento manteco e lo lascio riposare 5 minuti. Dopo che Oli mi ha fregato già un pezzettino di bresaola, Oli, risotto, zucca, Philadelphia, formaggio spalmabile e bresaola. Buon appetito! Che buono! Ma buonissimo! Top! Col guanciale più buono. Andiamo. Anche con la bresaola è buono. Super approvato, super cremoso. Super cremoso! Vaniglia, ciocco, ciocco, vaniglia! Buonissimo. Io, Olli e Maki, vogliamo ringraziarvi per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate like ovviamente se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo ancora domani alle 18 con un video, venerdì alle 18 con una live di allenamento qui su YouTube, e poi venerdì per l'ultimo super video di questa My Fitness Challenge. Rimanete collegati anche dopo, quindi a novembre, perché ci saranno tantissime novità, tra cui anche tante live di allenamento proprio per venirvi incontro in questo periodo di chiusura delle palestre. Noi non molliamo, io ci sono, e se ci siete anche voi iscrivetevi a questo canale. Ci vediamo presto per un nuovo video, ciao ciao!